Mister, nel prossimo turno c'è un altro derby, quello con la Casertana. Il credo di Mister Pancor è sempre quello di pensare partita per partita, quindi torniamo un attimino indietro ed analizziamo la sconfitta a Matera. Una Juve Serbia che non è praticamente mai scesa in campo, lei lo ha detto al post partita, una Juve Serbia che c'è bisogno di capire se non c'era con la testa o con i piedi atleticamente, diciamo, la condizione fisica è chiaro che è calata nell'ultimo periodo. Ecco, io volevo sapere se lei crede che sia solamente un problema, tra virgolette, di atteggiamento, di approccio alla partita, o solamente un problema di calo meramente fisico, considerando che il Matera in campo, visto con la Juve Stabia, sembrava proprio la Juve Stabia di questo primo inizio di stagione, atleticamente parlando. Sì, però, come ho detto ai tuoi colleghi, quello ormai fa parte del passato e a noi il passato non ci porta niente. L'abbiamo analizzata e come abbiamo subito resettato quando abbiamo vinto tante volte, adesso bisogna resettare questa brutta sconfitta e pensare a questa partita di domani che è molto importante. Sì, ma io volevo sapere il suo pensiero, era su un atteggiamento sbagliato o prettamente solo su un calo fisico, ecco. Ma il mio pensiero adesso non conta, conta la partita di domani, quello è passato. Perfetto, la Juve Stabia arriva al derby con la Casertana da una sconfitta, perso in quel modo con la Salernitana, si è vinto col Melfi, perso con il Benevento, si è vinto con il Catanzaro. Adesso si è perso con il Matera e arriva la Casertana. Da un certo punto di vista, se le sconfitte aiutano a maturare, in che modo la vittoria può aiutare questa Juve Stabia, questa società e lei ad andare avanti al proseguo di questa stagione? Ma questa è una partita molto importante perché è uno scontro diretto. Noi, è normale che i nostri obiettivi sono cambiati per merito dei ragazzi, per quello che stanno facendo. Per questa prima parte hanno fatto qualcosa di straordinario. Come ho detto, oggi siamo lì nei posti alti della classifica e faremo di tutto per rimanerci. E quindi ci siamo preparati a questa partita come abbiamo preparato tutte le altre partite, con grandissimo rispetto per la Casertana, ma allo stesso tempo anche con la consapevolezza che abbiamo un'idea, un'organizzazione che ci ha portato oggi a fare tutti i punti che abbiamo fatto e dalla quale non possiamo prescindere. Quindi noi cercheremo sempre di fare la partita, cercheremo di arrivare al risultato attraverso il gioco. Ecco, il calcio è questo, quando si vince si ha tanti amici, quando si perde inevitabilmente si è soli. Io volevo sapere da lei quanto le possono aver dato fastidio eventuali voci sotto questo aspetto. Ovviamente non glielo insegno io, ma lei è tanti anni è nel pallone e il calcio in Italia è questo. Sì, però onestamente io tutte queste critiche non le ho sentite, non le ho viste, fermo restando che io sono il primo responsabile, quindi è giusto che se ci sia qualche critica è giusto che venga fatta a me, ma siamo fino ad oggi siamo in tutto quello che può essere una critica costruttiva normale, che quindi assolutamente non mi ha creato nessun tipo di problema, anzi. Ecco, sono arrivati due calciatori nuovi, il calciomercato invernale ha portato Burrae e Maiorino. Qual è la loro situazione fisica e se sono pronti già ad avere un po' di minutaggio nelle gambe già al derby domani? Sì, sono tutti e due convocati, quindi vuol dire che sono abili e arruolati e adesso poi domani deciderò se schierarli o no. Siamo al mese di gennaio, è inevitabile parlare di calciomercato. Qual è l'attuale situazione di Caserta e Ripa, se ci può dire qualcosa, se lasceranno la società al termine di gennaio e se lei gradisse un'altra punta accanto a Di Carmine, che ci sembra, giocando prettamente solo lui anche nell'ultimo periodo, è come se in un certo senso la Juve Stabia perdesse qualcosa in attacco. Ma io sono contentissimo dei miei giocatori, sono contento dell'organico che ho, sono contento che la società abbia migliorato questo organico in modo mirato, perché gli acquisti che sono stati fatti sono acquisti funzionali e quindi penso solamente a fare bene domani contro la Casertana. Perfetto. Grazie.